bambini ha disegnato due mamme. Mi ha detto che sono sposate. La maestra dice che l'importante è che due si vogliano bene e siano felici. Vedi, ci sono tante idee diverse su quello che è giusto e sbagliato, ma quello che conta davvero è il pensiero di Geova. Lui vuole che siamo felici e sa come possiamo esserlo veramente. Per questo ha ideato il matrimonio in un modo preciso. Vuoi dire tra un uomo e una donna? Esatto. Secondo Genesi 1:27, Geova creò Adamo ed Eva, un maschio e una femmina. Poi, in Genesi 2:24, disse che l'uomo si sarebbe tenuto stretto a sua moglie. In seguito Gesù disse la stessa cosa. Le norme di Geova non sono cambiate. È un po' come fare un viaggio in aereo. Cosa succede se una persona vuole portare sull'aereo qualcosa che è vietato? Non la fanno salire. Giusto. Lo stesso vale con Geova. Lui vuole che siamo suoi amici e che viviamo per sempre nel paradiso. Noi però dobbiamo seguire le sue norme. In Matteo 7:13-14 si parla della strada che porta al paradiso. Geova dice che per entrarci dobbiamo lasciare alcune cose. Questo significa tutte le cose che Geova non approva. Io voglio che tutti entrino nel paradiso. Lo vuole anche Geova. E sai una cosa? Le persone possono cambiare. Per questo predichiamo il messaggio di Dio. Quindi, cosa puoi dire, Emily? Allora, posso parlarle del paradiso, posso parlarle degli animali e della resurrezione.